No, la versione italiana mi è sembrata ottima. Anche il doppiaggio, a parte che il grande vantaggio è che Elio Germano parla nella sua lingua, Bruno Ganz è stato doppiato molto bene. Beh, sicuramente sentire il film in italiano, nella lingua in cui noi parlavamo in casa, lo rende più vicino a me, anche perché lo capisco meglio, però la lingua è importante, è sempre un veicolo che può ravvicinare in termini di riconoscimento, quindi c'è un maggiore riconoscimento se vedere il film in italiano sicuramente. È un'interpretazione poetica, seria, è un'interpretazione, non è Tiziano se Dio vuole, non c'è niente di peggio che se un attore scimmiotta la persona vera. E trovo che l'interpretazione nella serietà, nel peso e anche nel temperamento, nel comportamento, gli dà, voglio dire, non tradisce niente, non lo tradisce Tiziano, è veramente molto convincente, l'ho trovato convincente. Trovo che il film è pieno di momenti molto belli e la cosa bella trovo che riesce, mi sembra che riesca veramente a trasmettere il messaggio, quello a cui teneva di più mio padre nell'ultimo periodo, che era quello di una vita compiuta e quindi che uno riesce a lasciarla con una certa serenità. Perché non è un tentativo di fare un film realistico, di riprodurre, neanche le guerre, niente viene riprodotto, è solo questa conversazione che piano piano porta all'avvicinarsi fra padre e figlio fino a diventare una vera solidarietà. Quello che mi è piaciuto è che il film non calca l'aspetto che di solito viene reso melodrammatico e triste della morte, invece riesce a sollevarlo da quello che è senz'altro il dispiacere che c'è naturale in tutti, però a sollevarlo a una questione che è invece più, un po' più vista dall'alto, diciamo, che la morte individuale fa parte della vita. Mi convince molto, molto, molto vicino a lui, molto molto vicino a lui. È importante, rilevante per i nostri giorni come lo era ancora 6 o 7 anni fa. Quasi più rilevante, stranamente. Mi ha sorpreso l'attualità di quello che dice e poi mi ha sorpreso anche il coraggio che lui stesso dice ci vuole, col quale arriva a dei messaggi così importanti per riuscire a vivere. E riuscire a vivere in questi giorni diventa sempre più difficile per giovani come per anziani, per malati come per sani, perché ci siamo talmente allontanati dalla natura e da quello che siamo noi. Infatti Tiziano dice vivi come sei tu, abbi il coraggio di riconoscerti in quello che fai, e siamo molto lontani molte volte da riconoscerci in quello che stiamo facendo. Tanti mi chiedono come mi sono sentita a vedermi rappresentata da un'attrice e non ho nessun problema, nel senso che è tutta una rappresentazione in fondo. Sono tutti attori e l'importante è che ci sia stata un'immedesimazione della situazione, dei sentimenti, e quella mi sembra che siano riusciti tutti a raggiungerla, quindi il fatto che non sono io, che lo faccia qualcun altro non cambia molto, e anzi Andrea ha fatto un bellissimo lavoro. Allora, queste cose sono dette al cinema, sono quasi più forti che lette, perché se ne dicono meno in un film, molto meno di quanto se ne possono dire in un libro, ma quelle poche che sono dette, se vengono dette con questa serietà di Bruno Ganz e di Elio Germano,
allora restano, allora veramente sono un contributo, anche rispetto al libro.